con Caristo dalla seconda serata del calcio incontri qui alla piscina comunale di Fossano. Allora, inizio chiedendoti sulla ragione per cui sei qui, perché sei qui per ritirare una targa come capocannoniere del girone C di promozione, e ti chiedo quindi innanzitutto se 12 mesi fa ti saresti aspettato di ricevere un premio come capocannoniere, e più in generale il tuo bilancio sulla scorsa stagione, che è stata fantastica, no, per voi? Sì, allora assolutamente 12 mesi fa no, ma probabilmente anche prima dell'ultima partita me lo aspettavo, quindi assolutamente no. È stata una bella esperienza, soprattutto l'ultima partita, davvero. I compagni mi hanno aiutato anche ad arrivare a questi gol, il 19esimo, ed è stata una sfida fino all'ultima partita con Dalmasso, che ho vinto, mi è andata bene, quindi sono contento così, però avrei preferito magari vincere i playoff con la squadra piuttosto che vincere un premio di capocannoniere. Effettivamente anche 12 mesi fa ovviamente non me l'aspettavo, ma come avevo già ripetuto una volta, in virtù del fatto che comunque sono esterno, ho giocato molte volte anche vero da punto d'attata, ma non è mai stato il mio ruolo, questa è andata abbastanza bene. Ecco, hai parlato anche tu della squadra e del risultato di squadra. Ovviamente ai playoff si poteva sognare qualcosa in più, però diciamo che comunque voi eravate già ampiamente nel sogno, no? Quel terzo posto, soprattutto dopo l'inizio di campionato, immagino che non ve lo aspettaste. Torniamo di nuovo lì al fatto che forse non vi aspettavate poi di arrivare a questo risultato. No, allora, partiamo dall'inizio. Le prime 5 partite, comprese le 2 di Coppa, le abbiamo perse. Ma non c'è mai stato un allarmismo, preoccupazione, eravamo sempre tutti tranquilli. Sono stato anche in situazioni dove c'era allarmismo, con molto meno. Qui c'è sempre stata tranquillità, sapevamo tutti che con i nostri mezzi ci saremmo arrivati, magari non così in alto, ma a fare un ottimo campionato, a salvarci, eravamo tranquilli. Poi c'è stato tutto il resto, siamo arrivati a terzi, e una volta lì ci credevamo e effettivamente ci siamo rimasti male. Poi la partita magari col Villafranca, in virtù di qualche errore ovviamente di squadra, di concentrazione, è andata così, però non c'è alcun impianto, va bene. Il prossimo anno ci riproveremo. Ecco, a proposito, e ti faccio ancora questa domanda, adesso arriva l'anno più difficile forse, perché dicono che è più difficile confermarsi che sorprendere, no? Sarà un anno difficile, immagino, per te e per la squadra, anche perché la promozione del prossimo anno si prospetta difficile. Che campionato ti aspetti e cosa servirà per restare a certi livelli? Mi aspetto un campionato davvero più difficile di quello dell'anno passato, anche perché salgono squadre che sono attrezzate. Scendono squadre molto più attrezzate, quindi ci aspettiamo un campionato difficile, ma come gruppo, siccome siamo rimasti in tanti, sappiamo quello che possiamo dare l'un l'altro, sappiamo che con un anno in più di aiuti, che ognuno si aiuta con l'altro, e conoscendoci meglio comunque sarà molto più facile per noi dare il massimo l'un per l'altro fino alla fine. Grazie. Niente, grazie a voi.